Allora, abbiamo visto come con la parallasse, con ragionamenti semplicemente geometrici, si misurano varie distanze, sia sulla Terra, dimensione di alberi, di montagne, di oggetti molto lontani, e sia dalla Terra allo spazio che ci circonda, cioè si riesce a misurare la distanza tra noi e la Luna. Con i transiti di Venere e di Mercurio si calcolano le distanze del Sole, di Venere e di Mercurio, e poi con altri accorgimenti anche le distanze dei pianeti esterni. Per le stelle sono enormemente più lontane di qualsiasi corpo del Sistema Solare. Quindi il classico trucchetto di fare l'osservazione da due punti agli antichi, non mi viene, mi viene antilopi, antipodi, dagli antipodi della Terra, non è più possibile. Se la distanza è molto grande, quei 10-12 mila km di distanza tra due punti, opposti della Terra non generano una parallasse, un angolo sufficiente da poter essere misurato, cioè le stelle sembrano nella stessa direzione. A questo punto, nei primi decenni dell'Ottocento, agli scienziati venne in mente di usare un piccolo trucchetto, e cioè giocare sul fatto che le stelle sembrano, è vero, fisse, però quelle più relativamente vicine, cioè qualche anno, nell'ordine di da qualche anno luce a qualche centinaio di anno luce, in realtà se io faccio fotografie del cielo in periodi differenti, rispetto a uno sfondo di stelle che effettivamente rimane sempre quello, alcune stelle si vede che si muovono periodicamente durante l'anno. E come mai? È semplicissimo. Allora, se noi immaginiamo che c'è il Sole e la Terra che orbita intorno al Sole, quindi la Terra passa dalla posizione T1, dopo 6 mesi si trova in posizione T2. Qui, se vediamo dal punto di vista della parallassi, cioè vedere le cose da due punti di vista diversi, qui c'è un'enorme distanza, altro che i 10.000-12.000 km degli antipodi della Terra. Ci sono 150 milioni di chilometri la distanza Terra-Sole, quindi un totale 150-300 milioni di chilometri, cioè abbiamo due punti di osservazione estremamente lontani. E quindi Ale, hanno cominciato dal 1838, mi pare, la prima misura, a misurare tutte le stelle che si vedevano muovere durante l'anno, misuravano la distanza. E come? Perché quando tu guardi da qua la stella, supponiamo adesso qui la distanza non, è enormemente accorciata, dovete immaginarlo che un giro del genere sarebbe 100 metri più lontano. Qui c'è la stella, ok? Quando la guardo in una certa stagione dell'anno la vedo in questa direzione, quindi la vedo stagliata su certe stelle di sfondo, quando passano 6 mesi la vedo stagliata su un'altra parte di cielo, quindi la vedo muovere, si muove in un movimento ellittico che corrisponde al movimento che ha la Terra, che è quasi circolare, e diventa ellittico se la stella è inclinata da qualche parte, non è perfettamente in asse. In questa maniera, misurando, si chiama la parallasse, cioè questo spostamento annuale, si chiama parallasse annua, misurando la parallasse annua di tutte le stelle che si vedevano muovere, hanno cominciato a fare una mappa, un elenco dettagliatissimo della distanza di tutte le stelle vicine. Si tratta di stelle vicine, perché vedremo che la storia è poi complicata dal fatto che comunque questa benedetta parallasse annua non ti permette di andare tanto lontano effettivamente. Cioè facciamo conto, noi abbiamo visto che c'è, oh cacchio, ancora tutto bagnato qua. Noi abbiamo visto che c'è la galassia,
rispetto al centro noi siamo più o meno a metà strada, siamo a 26.000 km di distanza, quindi qui S è il sistema solare. Noi siamo qui, il centro della galassia è 26.000 anni luce. Le stelle che si riescono a misurare col metodo della parallasse annua sono fino a una distanza di 300 anni luce, più o meno. Il problema è questo, che l'errore con cui vengono misurati questi angoli, con cui viene vista muovere la stella, se la stella è relativamente vicina e si vede muovere nettamente, l'errore è basso, 1%, 5%. Man mano che ci si allontana, si muove sempre di meno, alla fine mi pare che a 300 anni luce l'errore sia del 70%. L'errore del 70% vuol dire che io misuro 300 anni luce, potrebbe essere 70% in meno o 70% in più. Cioè una roba tipo da 100 anni luce fino a 500. Alla fine sono misure che hanno relativamente poco senso. Quindi fino a 300 anni luce ancora, oltrelo. Ma capite che se questo è 26.000 anni luce, 300 anni luce è niente. Cioè praticamente io riesco a misurare, questo è addirittura esagerato, è molto più grande, riesco a misurare la distanza delle stelle in un intorno molto ristretto della Via Lattea dove si trova il Sistema Solare. In realtà hanno scoperto, poi col passare dei decenni, addirittura dei secoli, hanno scoperto che è possibile fare delle misure un po' meno dirette basandosi sul fatto che il Sole, come tutte le altre stelle, gira intorno alla Via Lattea, al centro della galassia. In questo movimento è come se cambiassimo anno dopo anno, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, cambiassimo la nostra posizione. Quindi c'è un fenomeno che si chiama parallasse secolare che fa sì che io riesca ad osservare stelle molto più lontane di quelle che riesco a misurare con la parallasse annua, le veda muovere decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, e riesca a stimarne la distanza. Praticamente facendo il confronto con quelle che riesco a vedere con la parallasse annua in una certa distanza, guardo che parallasse secolare c'è e cerco di fare il ragionamento su quelle più lontane. Si arriva fino a 1000-2000 anni luce di stime di distanza. E a questo punto, man mano che venivano catalogate le stelle come distanza, non so chi, non so come, ma ci si pose questo interrogativo: ma se una stella è più o meno lontana, la sua luminosità, che io vedo più o meno forte, non sempre è correlata alla distanza, nel senso che la stella che vedo molto luminosa, poi vado a calcolare la distanza con la parallasse e scopro che invece di essere vicina è lontanissima. Cosa vuol dire? Che questa stella non è molto luminosa perché è vicina, è perché è molto più luminosa. E a questo punto c'è il discorso della magnitudine assoluta, nel senso che la magnitudine di una stella, cioè la luminosità che ha, fino adesso l'abbiamo studiata come magnitudine apparente, cioè quello che ci appare, quello che ci sembra, quello che vediamo. La magnitudine apparente è quella per cui, Vega, Dene e Baltair, quelle tre stelle di prima magnitudine, sono molto luminose, quello è quello che ci appare, no? Molto luminose. Le due stelle, le due guardie dell'Orsa Maggiore sono di seconda magnitudine. Poi ci sono quelle debolissime, sono di terza, quarta magnitudine. È una questione apparente. Cosa vuol dire apparente? Perché ci può essere una stella che è molto luminosa, come potrebbe essere Sirio, ma è molto luminosa perché è vicina, non perché è luminosa in sé. C'è un discorso da fare sulla magnitudine assoluta. Come
si ragiona per la magnitudine assoluta, si fa un calcolo, è una questione proprio solo di proporzioni, perché chiaramente la magnitudine assoluta vuol dire quant'è la luminosità in assoluto che butta fuori la stella, indipendentemente dalla distanza a cui siamo. Per cui questa stella è più o meno luminosa come magnitudine assoluta secondo se produce più o meno energia luminosa. Dopodiché la distanza varia, la magnitudine appare cambia. Allora si fa una proporzione in maniera da calcolare, data una certa stella di magnitudine 3, per esempio, terza magnitudine, che magnitudine avrebbe se fosse, invece che a 35 anni luce, fosse a... non mi ricordo se è 10 parsec. Se fosse a una distanza fissa, mi pare che sia una cosa tipo 30 anni luce. Allora, la stella più vicina, Alfa Centauri, di prima magnitudine, è a 4 anni luce. Se fosse a 30, sarebbe di quinta, sesta magnitudine. Una stella luminosissima come, che è luminosa come tante altre di prima magnitudine, che è Deneb, la stella principale della costellazione del Cigno. Deneb è a qualcosa, misurata con la parallasse circolare, qualcosa come 1500 anni luce, è lontanissima. Allora questa qui, se fosse presa e portata a 30 anni luce, sarebbe una cosa magnitudine negativa, un numero spaventoso. E così via. Quindi le stelle si possono catalogare sia come magnitudine apparente, quello che si vede nel cielo stellato, ed è da secoli che c'è questa misura. Da quando si sono misurate le distanze stellari, alla colonna della magnitudine apparente che hanno tutte le stelle si aggiunge una colonna con magnitudine assoluta, quindi quant'è la loro energia luminosa prodotta in assoluto, indipendentemente dalla distanza, quindi prendendo la stella e mettendola a 30 anni luce di distanza. Vi dicevo di Deneb, guardando su Wikipedia un po' di notizie su questa, ne ho prese giusto due, Deneb e Rigel di prima magnitudine, per vedere quanto sono lontane, per citarla nella chiacchierata, no? Rigel per esempio mi pare sia 800 anni luce e Deneb a 1500 circa. Ecco, Deneb, se guardate su Wikipedia, è impressionante, c'è un disegno che accosta la dimensione della stella alla dimensione del Sole, per far vedere quanto è grossa. Cosa succede col discorso della magnitudine assoluta? Che io, quando so quant'è l'energia luminosa buttata fuori dalla stella, ora, l'energia luminosa su una certa gamma di frequenze, di colori, tipo il Sole va nel giallo e poi emette anche nel rosso, nell'azzurro, però il grosso è sul giallo, emette sul giallo con una certa energia legata, il colore è legato alla temperatura della stella, dopodiché quanta ne emette dipende dalla superficie che ha, nel senso che se la stella è piccola, tutta questa sua superficie che emette energia luminosa sulle frequenze visibili può buttare fuori un tot di potenza, non di più. Per essere così luminosa, una stella come Deneb ha bisogno di essere enorme, cioè senza che con metodi diretti, come poi si è riusciti negli ultimi decenni. Gli ultimi decenni con telescopi nello spazio e con tecniche interferometriche complicate, si è riuscito per le stelle più o meno non troppo lontane, si è riusciti a misurarne, a vederne il diametro, perché normalmente la stella è così lontana che è un puntino, non riesce a vedere quanto è grande. Si è riuscito con questi metodi più diretti a vedere quanto è grande, ma prima, fino a pochi decenni fa, a partire dall'inizio dell'Ottocento, quando si misurarono le distanze e quindi la magnitudine assoluta, il calcolo di quanto fosse grossa o piccola la stella veniva fatto in base all'energia luminosa emessa, che è proporzionale alla superficie della stella. Se una stella come Deneb ha un'enorme energia luminosa emessa, buttata fuori dallo spazio, l'unica possibilità è che sia enorme di dimensioni. Si è calcolato che ha una dimensione tale che se fosse al posto del Sole arriverebbe fino alla Terra, fino all'orbita della Terra, cioè 300 milioni di chilometri di diametro. Ultima cosa,
sulla misura della distanza stellare con la parallasse annua, quindi col movimento della Terra, eccetera, è venuto fuori un'unità di misura un po' bizzarra, che però è usatissima in astronomia, un'unità di misura di distanza che fa riferimento a cosa? Praticamente si guarda, si fa l'ipotesi di un angolo di parallasse. Immaginiamo il caso semplificato, quello in cui c'è la definizione. Allora, qui ho il Sole, qui la Terra in posizione 1, qui la Terra in posizione 2, e qui, molto più vicino di quello che è vero, perché sono distanze enormi, questi sarebbero praticamente paralleli, e qui c'è la stella, ok? O l'oggetto celeste. Questo qui è il raggio R dell'orbita terrestre. La distanza che vedremo, farò una video lezione apposta dopo questa con la C di calcoli come finale della sigla, per fare il calcolo dettagliato di questa cosa, ma a circa 3 anni luce di distanza, che tra l'altro non esiste una stella così vicina, la più vicina è 4 anni luce, che è la faccenda, a 3 anni luce di distanza succede che l'angolo sotteso, e quindi l'angolo di parallasse, quello che misuro, la metà di quello che vedo nel movimento della stella durante l'anno sullo sfondo, è di un secondo di arco. Allora, quando c'è una parallasse di un secondo di arco, che vuol dire circa 3 anni luce, questa distanza viene chiamata parsec, che vuol dire, parsec vuol dire parallasse di un secondo, abbreviato P minuscolo S minuscolo, PS. Allora, gli astronomi, così per comodità, da quando le stelle sono state studiate con questo discorso della distanza, eccetera, siccome quello che si vede materialmente nelle fotografie fatte a 6 mesi di distanza nella parallasse annua, si vede uno spostamento, un angolo, è venuto, diciamo, automatico associare la parallasse di un secondo o di meno ancora, se il corpo è più lontano, come misura di distanza. È un po' improprio, si faceva prima a continuare a ragionare con gli anni luce, però nell'astronomia è da un secolo e mezzo che è molto usato il termine parsec al posto di anni luce. In pratica basta ricordare che sono circa 3 anni luce, non è che cambia molto una misura come un'altra. La cosa un po' strana è il fatto che le cose sono inverse, nel senso che più si muove la stella e quindi più è grande l'angolo e minore la distanza, quindi sono un po' al contrario, però diciamo così, facciamo un esempio: Alfa Centauri ha 4 anni luce, un parsec è 3 anni luce, quindi sarà lo spostamento che si vede sarà un po' meno del secondo di arco, in effetti è 0,7 secondi di arco. Una stella sta a 30 anni luce invece che 3, sono 10 parsec e così via. Basta ricordarsi di dividere per 3. Dopodiché, se volete vedervi i calcoletti che vi portano all'equivalenza che vi ho illustrato, cioè il fatto che un parsec vale circa 3 anni luce, vedete la video lezione che ha la stessa lo stesso identificativo di questa, cioè 1C3, con la C finale minuscola che vuol dire calcoli. Se no passate, se non volete annoiarvi con i calcoli, passate a quella successiva che sarà la C4.